Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941. Siamo tornati con un nuovo video di Formula 1 22, signori, siamo a Monte Carlo. Signori, questo video durerà molto breve, sarà molto breve, durerà molto poco. Perché, signori, a Monte Carlo si finisce sui muretti senza dubbi e senza ma. Allora, io nello scorso video avevo preso tutti i componenti nuovi, così in modo tale da prenderci tutte le pedalità qui a Monte Carlo, che era scontato che non riuscissimo a fare niente di interessante. E così è stato, signori. Le qualifiche, le prove libere le ho fatte, ma ero più sul muretto che su altro. E partiamo ultimi, sicuramente, anche se riusciamo a fare delle ottime qualifiche, che non riusciremo a fare, però sperare non è mai un problema. E andiamo in pista, signori. Monte Carlo è terribile, Monte Carlo è terribile. Il bello è che Monte Carlo, neanche il tempo di partire, signori, neanche il tempo di partire, che mi sono andato già subito a sbattere a muro. Perfetto, proprio quando uno dici proprio sei un genio del male. Continua a sbattere a muro, signori, ho proprio la calamita che mi tira contro il muro. Però va bene. Niente, siamo già 22esimi e tali resteremo, perché anche riuscissimo a prendere una posizione. Abbiamo circa 65 posizioni di penalità, avendo cambiato tutti i pezzi. Ebbene, sì, signori. Quindi l'ultima posizione oggi non ce la leva nessuno, quindi siamo contenti così. Va bene, certo, le componenti devo comprarle prima o poi, perché non penso che riusciremo a fare tutta la stagione solamente con quelle 5 componenti che ci danno. Quindi sicuramente le avremmo dovuto sempre prendere, tanto vale prenderle qui a Monte Carlo, che è già scontato che facciamo schifo. Bello, vi stavo raccontando, ma questa curva è terribile, perché te la fa fare in velocità, ma quel muretto si avvicina che è pauroso. Io non so come facciano veramente i piloti di Formula 1 nella realtà a passare così vicino fra questi corde, perché è terribile. Comunque, stavo raccontando che nel mio primo gioco di Formula 1 che avevo per PlayStation 1, signori, ovvero Formula 1 97, Monte Carlo fu proprio il primo gran premio che io vinsi guidando una Ligier. Ai tempi nel 97, rivediamo le prime tre posizioni attuali. Vediamo un attimo la classifica. Sì, siamo ultimi. Addirittura 1.18, Lian ci ha fatto 1.15. Mamma mia, 4 secondi netti di ritardo senza penalità. Con la Ligier, sì, nel 97 c'era la Ligier e stavolta Stroll ci ha battuto e ci batterà anche domani in gara. Domani in gara ci batterà anche pesantemente, però va bene. Siamo qui, abbiamo un contratto, abbiamo una scuderia, dimostriamo che sappiamo correre, dimostriamo che sappiamo fare quello per cui ci pagano, ovvero sbattere a muro contro i muretti. Perché è l'unica cosa che sappiamo fare, signora, andare a muro contro i muri. Andare a muro contro i muri non si può sentire, però noi lo diciamo e siamo contenti di dirlo, signori. Andiamo a muro contro i muri. Ah, che brutto gran premio che ci aspetta, signori. Allora, non utilizzerò flashback, perché tanto purtroppo abbiamo ricevuto alcune penalità sulla griglia. Alcune, giusto 36 o 64, non mi ricordo manco quante penalità abbiamo preso. Però andiamo subito al gran premio e non perdiamoci in chiacchiere. Ferdinando, tu quando devi parlare non parli, e quando non devi parlare parli. Però va bene, Ferdinando, noi ti vogliamo bene anche per questo. Signori, cosa vi stavo raccontando? Non lo so, mi sono completamente dimenticato di quello che vi stavo dicendo. Dettagli. Ritroviamo la concentrazione per la gara, signori. Ritroviamo la concentrazione per questa gara, che per fortuna si svolge sotto un sole splendente. Ok, signori, ho ricevuto una telefonata, quindi ho dovuto un attimo staccare la registrazione. Comunque, siamo ultimi. Lance non ho visto bene dove parte, però sicuramente partirà davanti a noi. Siamo pronti per partire la gara e per far conoscenza con i muretti di Monte Carlo. E non so se spararmi subito alla partenza, come succede, o se risparmiarmi e tentare un recupero. L'importante è che non mi ciappo con Liam, perché Liam, dico, ci serve. Ok, ci siamo risparmiati, signori, ci siamo risparmiati, non siamo andati a sbattere contro nessuno, non abbiamo sbattuto contro Liam, che l'abbiamo voluto risparmiare perché lo avevamo messo bene per un sorpasso, e invece non ha fruttato niente Liam. Noi già primo muretto preso, signori, primo muretto, vediamo quanti muretti riusciamo a prendere prima di doverci ritirare. A Liam mio,
E dai però zio, e dai che cazzarola, mannaggia a te, ma pure io riesco a fare dei sorpassi qui. Dai, la macchina! Cioè l'unico che ho messo dietro è stato Liam? Sì. Con, perfetto. Mi sa che noi abbiamo già perso la lezione anteriore, mi sa. Qualcosa di così, proprio al livello aerodinamico, mi sa che abbiamo perso la lezione anteriore. L'unico che abbiamo messo dietro è stato il nostro compagno di squadra, proprio degli scemi. Me l'ha presa come buona la curva? Me l'ha presa come buona la curva. Ok. Caso riusciamo a fare bene quel tratto. Forse qualche posizione riusciamo a fregarla in più. Una volta passati non è che tanto facile passare qui a Monte Carlo, signori. Muretto preso. Proviamo a ripartire. Dai, ci giochiamo un flashback, signori. Ce ne giochiamo uno. Prossima ruota che salta. Tanti cari saluti a Monte Carlo, a Monaco, alla sua bellezza, alla sua ricchezza. Noi ce ne torniamo a casa. Prossimo muretto preso. Ce ne torniamo tutti a casa, signori. Certo, riuscissimo però ad arrivare in fondo al Gran Premio, potremmo prendere dei punticini in confronto di Stroll. Non so neanche dove sia Stroll. Liam è entrato in box. Cazzo, l'ho centrato a fare box, non si sa, però cambia strategia. Ma se neanche ce l'ho una strategia, mi hanno mandato a morire qui a Monte Carlo, muro! Va bene, calma e sangue freddo, dai. Liam è ancora in box, nessuno che rientra in box, vero? Qualcuno che è andato a sbattere, qualcuno che tocca, qualcuno che rompe qualcosa, niente. Ah, tutti perfetti che sanno guidare perfettamente, mannaggia a loro e a chi non glielo dice pure. Dai, così possiamo continuare a sbattere tranquillamente, perché tanto musetto non abbiamo più, signori, quindi non rompiamo più nulla, quindi va bene così. La prossima cosa che salta sarà un copertone. Se dovesse saltare qualcosa, l'abbiamo presa larga. Ai. Ok, Ocon ci ha dato 5 secondi in un giro. Bene così. Hamilton già ha fatto il giro più veloce, quindi Hamilton già ha concluso il primo giro, il secondo giro. Noi siamo ancora qua a metà circuito. Quanto ci giocate che ci doppiano? Ai. Mamma mia, l'ho visto che ero troppo stretto. Niente, signori, e sarebbe tutto così il Gran Premio. Ma noi ci proviamo di nuovo. Non c'è due senza tre, signori. Sembra entrato in un punto sbagliatissimo nel Gran Premio, però. Però no, muro! Il detto è non c'è due senza tre, signori. Alla terza ruota saltata ce ne torniamo a casa, signori. Eccola qui, la terza ruota saltata. Non abbiamo completato due giri. Stop, va bene. Grazie di tutto. Bello. Come faccio a ritirarmi così? Ok. Bello. Ritirati dalla sessione. Va bene, vuoi ritirarti dalla sessione? Sì, basta. È stato un piacere. Bello. Ce ne torniamo a casa mesti. Questo ci prova a consolare, ma noi siamo inconsolabili, signori. E va bene così. Ci sono riusciti. Lo sapevamo che sarebbe stato un Gran Premio della cacca. Hamilton ha vinto, giustamente, partendo primo è arrivato primo. Va bene. Vediamo dove è arrivato Stroll. È arrivato quindicesimo, partendo quattordicesimo. Ok. E Low è arrivato ventunesimo. Va bene. Nessuno è entrato in box, nessuno che ha rotto niente. Mannaggia allora a chi non glielo dice pure. Gran Premio sfortunatissimo, signori. Gran Premio sfortunatissimo, ma ci rifaremo nel prossimo. Mamma mia. Posizione finale senza venire da giro più veloce. Niente, 7 a 10. Ci rifaremo al prossimo Gran Premio, Stroll. Ci rifaremo al prossimo Gran Premio. Qui la stima cresce, va bene. La macchina penso che sia tutta da rifare. Arriva in top 10, 16 durante la gara. Ma non sono arrivato in top 16. Abbiamo speso un sacco di soldi, perfetto. Non abbiamo preso niente di soldi, va bene, va bello così. Meno male che c'è stato Zanetto che ci ha dato qualcosa e va bene. Niente, signori, chiudiamo questo libro, passiamo alla pagina successiva, prepariamoci al prossimo Gran Premio
e vediamo se riusciamo a fare qualcosa di più interessante al prossimo Gran Premio, che è l'ottava prova del mondiale. 8 su 22. Tra un poco saremo al giro di boa e non abbiamo. Ma porca miseria, dai, però non potete far così. Non potete far così. Punti risorse, 3 giorni. A me servono punti risorse. Quindi mettiamo questo che mi dà punti risorse. Qua ci mettiamo questo che mi dà punti risorse. E un giorno non possiamo fare niente. Perfetto. E liquidità bassa. E sti cazzi. Voli, sti cavoli. Allora abbiamo 800 punti. 800 punti. Rifacciamo partire quelli che abbiamo rotto prima. Quanto mi costa questo? Non lo so. 8 giorni. Ok, e questo l'abbiamo sistemato. Poi qual era l'altro? Abbiamo distrutto questo. Lo possiamo fare? Ok, l'abbiamo fatto. Ci siamo rimasti semplicemente con 8 punti sviluppo. Ma dovremmo averne sbagliato un'altra se non sbaglio. Non è qua. Non è qua. Ah, ecco qua. Sviluppo non riuscito. Perfetto. Materiale migliorato. Grazie mille, eh. Gentilissimi. Gentilissimi. La porca di una paletta ambriaca. Andiamo avanti, signori, sperando di riuscire a guadagnare qualche punticino. In generale, riusciamo a portare qualche pezzo a casa? Riusciamoci, riusciamo, ci Aspettavamo dei nuovi riusciamo? componenti, ma alcuni non hanno passato il controllo qualità. Come Dovremmo altri chiedere alle componenti abbiamo controllerie ESSA di cazzato? riprendere lo sviluppo. Ma che cazzo lo dici? Posso dire che fate schifo nell'organizzazione? Il tuo fornitore del motore ha consegnato dei potenziamenti. Oh! Potenziamento del motore è arrivato. Oh! Dicevo, questo lo possiamo fare, eh? Punti insufficienti, niente, non lo possiamo fare. Mannaggia a chi no. A chi vi paga pure, mannaggia a chi vi paga! No, 218 punti, 1.400.000. Va bene, signori. Detto questo, io mi fermo qui. Noi ci rivediamo sempre qui sul canale per un prossimo video. Grazie per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. E signori, sempre belli attivi. Ci vediamo per il prossimo appuntamento. Bella raga. Ciao!